Body Linux è la distribuzione di questa settimana che andiamo a vedere. È una distribuzione basata su Ubuntu 18.04 e nonostante l'ultima versione, se non erro la 5.1.0, eccola qua, la 5.1.0 sia uscita a marzo dell'anno scorso, loro continuano come community ad utilizzare ancora questa versione di Ubuntu. È disponibile ovviamente 32 bit NumPy e la 64 bit il supporto alle queste due architetture. C'è da dire che Body Linux è una distribuzione che utilizza, prima di tutto è una distribuzione statunitense, utilizza Moksha, che è un desktop environment basato su il porting di E17, di Enlightenment 17. Come potete vedere qua ci sono tutti i link che potete trovare sul sito ufficiale bodylinux.com e andare ad approfondire con tanto di wiki e quant'altro. Body Linux è una distribuzione che punta a essere minimalista, tant'è che si presenta con pochissime applicazioni installate, il suo desktop Moksha e poco altro. In realtà, devo dirvi la verità, i requisiti di sistema sono molto bassi, come possiamo vedere da questa pagina del sito ufficiale. Per 32 bit un 500 MHz, 500 MB di RAM e 5 GB di hard disk, la versione diciamo così a 32 bit, mentre la 64 bit ovviamente chiede un po' di più. Cosa di interessante è, essendo comunque una Ubuntu ed avendo il Snap, la possibilità di installare Snap, sostanzialmente da snapcraft.io andiamo a cercare, è possibile bypassare tutto quell'enorme problema di avere i repository con software non aggiornatissimo e quindi utilizzare Snapcraft per poter installare software di ultima versione. Ma andiamo a vedere la nostra VM. Eccolo qua. Qua abbiamo subito un NeoFetch aperto. Il consumo allo start, questa è la versione a 32 bit che ho installato, è di circa 179 mega e questo è il software che c'è installato, cioè praticamente nulla. Abbiamo Leafpad con VI, poi abbiamo giusto Arandr per la gestione della risoluzione schermo, grafica c'è soltanto un visualizzatore di foto, internet in realtà c'è soltanto web, che è un browser customizzato che punta direttamente al sito web di Body Linux e permette dallo store di Body Linux, che in realtà sono quattro link messi in croce, di poter installare le applicazioni. Beh, adesso sto puntando a Chromium, ma chiudiamo perché tanto è un browser veramente inutilizzabile, ve lo dico subito. Devo dire la verità, questa distribuzione presenta parecchi software un po' antichi, non c'è la possibilità di avere software molto aggiornato se non, come vi ho detto fin dall'inizio, usare i pacchetti Snap, ad esempio YouTube DL. Se lo andiamo a cercare, facciamolo qua, chiudiamo questa qua, ok, apt search, anzi facciamo così, sudo su. Ecco, la cosa interessante di Enlightenment è queste configurazioni. Sto schiacciando il tab per autocompilare e ci sono tutte queste chicche di interfaccia grafica che mi aspettavo consumassero molte più risorse, invece pochissime risorse. Allora andiamo a fare un apt update, quindi aggiorniamo i repository. È presente Synaptic, da quello che attenzione, application system tools, ok, Synaptic per la gestione dei pacchetti e installazione, oppure andare sul sito di snapcraft.io e poter installare i pacchetti più aggiornati. Vi dicevo, apt search youtube-dl, vi faccio un esempio. Nel repository YouTube DL è qualcosa del 2018, mentre la versione più recente attualmente è della fine di gennaio 2021, quindi siamo un po' messi male da questo punto di vista. Andiamo a vedere applicazioni, internet, Chromium. Ho installato Chromium io perché non era presente. Infatti, come vedete, si presenta subito così. Allora, snapcraft.io. E cerchiamo, sì, macchina appena installata, perché io l'ho provato su Real Hardware e purtroppo su Real Hardware non ha tutto quei pacchetti driver che mi aspettavo.
tant'è che per quanto riguarda l'installazione del wifi ho dovuto smanettare e installarlo a mano. E per quanto riguarda il chipset B43 di Broadcom trovate l'articolo sul mio sito web maurizionobili.it. Ecco, come possiamo vedere, 16 gennaio 2021, lo vediamo qua, e la release stabile di YouTube DL, mentre qua vediamo qualcosa dal 2018. Quindi ve lo dico subito, se avete intenzione di usare Body Linux, attenzione, perché parecchio software è purtroppo antico nei repository, e quindi ho dovuto installare in alcuni casi purtroppo da Snapcraft. E dico purtroppo perché in realtà Snapcraft ha tutto un sistema suo di gestione che io non adoro, però funziona. Un altro esempio che vi posso fare, ad esempio, adesso non so se state sentendo la campanella, ma presumo di sì, e ad esempio Audacity anche lui è 2.2.1, parecchio vecchio, ok? Un'altra cosa che ho notato con l'installazione da chiavetta USB è che utilizzando Rufus purtroppo non funzionava poi dopo l'installazione da chiavetta. Quindi il mio consiglio è di andare a cercarvi il buon Balena Etcher, questo software qua. Sì, Google, ti adoro con tutti questi accetto. Ok, questo è un softwareino free e open source che potete scaricare gratuitamente anche in versione portable, sia per Windows che per Linux. È facile, come vedete qua, sostanzialmente selezionate la ISO, selezionate la chiavetta USB, flashate. Nulla di più, nulla di meno, ok? Perché vi consiglio di usare questo? Perché, come vi dicevo, con Rufus, questo altro tool, la versione di la ISO di Body Linux purtroppo non partiva da chiavetta. O meglio, partiva, poi arrivava a un certo punto e si piantava completamente. Risolto con questo flasher qua anziché Rufus. Vediamo se riusciamo. Oggi è così. La connessione internet fa quello che deve fare. Ah, era IE, anziché io. Ho sbagliato io questa volta. Eccolo qua. Questo invece è l'altro tool che di solito utilizziamo. Vi dicevo che in questo sono in macchina virtuale, quindi questa cosa qua non ve la posso far vedere per quanto riguarda il network. Vi faccio vedere che comunque c'è soltanto la scheda di rete, quella base di VMware. Il driver B43 è da installare a mano, niente da fare. Browser, come avete visto, ho installato a manina il buon Chromium. Sono presenti comunque tutti gli altri tool, gli altri browser da installare. Basta cercarli tranquillamente anche nel Synaptic. Andiamo ad aprire, eh? Così vediamo quali repository sono configurati. Mettiamo la password di root. E voilà. Questo è il buon Synaptic, impostazione repository. Ci sono i repository di Ubuntu Bionic. E poi ci sono questi di Body Linux. In realtà questi tipi di Linux non hanno una grandissima personalizzazione in termini di pacchetti, perché hanno sostanzialmente solo la parte di interfaccia grafica. Nulla di più, nulla di meno. Proseguiamo. Una cosa interessante che ho installato, che forse qua non ho ancora installato, vediamo, è lo Swami Control. Swami-Control. Ok, non ce l'abbiamo. Proviamo a installarlo da qua, vediamo, Swami me lo controllo. Eccoci, quindi lo selezioniamo, tasto destro, installa, andiamo a selezionarlo. Swami Control è un piccolo, applichiamolo anche magari, è un piccolo tool di gestione, un pannello di controllo per quanto riguarda alcune funzionalità di Body Linux. Lo andiamo a reperire da System Tools, System Settings. Vediamo se parte. Eccolo qua. Abbassiamo tutto così non perdiamo il focus sull'argomento. Questo è Swami Control, potete andare a andare a modificare alcune cosine, data e quant'altro, ok, sincronizzazione con internet. Poi abbiamo
la parte di LightDM, quindi la parte di login, quindi andare a configurare, a personalizzare l'interfaccia del programmino che ci fa fare la login utente, la keyboard layout, quindi la lingua, la mappatura lingua della nostra keyboard, tastiera, e poi andare a modificare, ecco quella la cosa che più mi interessava farvi vedere, le applicazioni che partono in automatico allo start. Quindi basta aggiungere le applicazioni a startup application, applicare, o addirittura mettere dei comandi, e magicamente allo startup le applicazioni vengono lanciate. Una cosa interessante sono le shellwis. Shellwis, che cosa sono? Le mensole in inglese, queste qua. Si possono aggiungere delle shellwis, ad esempio vediamo questa qua come è configurata, content, ok. Tutta questa parte qua che vediamo qui in basso a destra vicino all'orologio in realtà è una mensola, ok, shelf in inglese vuol dire mensola, ma se noi ad esempio ne aggiungiamo un'altra, ok, poi gli diamo un contenuto tipo places e gli diciamo aggiungi un gadget, ok. Una cosa interessante è che possiamo anche settare a livello della mensola la posizione, tipo io la metto a destra, vedete che si è spostata, close. Questa qua è il widget di places mi fa vedere i file system, ok. Ci sono altri widget disponibili, andiamo a vedere quegli altri che ci sono all'interno della contents. Posso mettere l'orologio, la clipboard, lo starter, ad esempio. Andiamo a vedere uno starter che non ho ancora provato, dico la verità. Ma l'ho fatto inserire secondo voi? Chi lo sa? No, ho fatto una porcheria. Torniamo indietro. Application, dove sta? Settings, dentro settings, shellwis. Quindi andiamo in shelf 1, che è quello là che abbiamo appena aggiunto, content, abbiamo aggiunto, aggiungiamo everything starter. Sì, add gadget, bravo Mauri che non l'aveva aggiunto, vedete che è comparsa l'iconcina e questo qua è il launcher di Body Linux. Io dico la verità, ho fatto fatica a capire come funziona, sinceramente non ve lo faccio neanche vedere perché è inutilizzabile, utilizzate un altro launcher vi prego perché non si può fare. Sì, fa vedere questa cosa, però se cliccate e se non andate a scrivere la parola è un po' complicato come gestione. Comunque, vedete addirittura ci sono i sottomenu, però possibile lanciare around, launch, e voilà. Non lo adoro, lo dico subito. Questo era Shellwis. Poi, altra cosa da dire, sinceramente è una distribuzione che non è che mi abbia stupito particolarmente. Come vi dicevo, a livelli di driver ho dovuto installare il chipset Broadcom B43. Non vi faccio vedere molto di più perché in realtà non c'è molto da farvi vedere, perché come potete vedere c'è pochissimo software, una distribuzione che si basa sull'essere minimalista e andarvi ad installare voi a manina tutti i software di cui avete bisogno. Vedete, io sto facendo un po' il giro, ma oltre al tema che c'è quello standard di Moksha, non c'è molto di più. Ah, ecco, questa è una cosa interessante che vi faccio vedere. In, come vedete, settings, modes, presentation, se voi lo attivate, sostanzialmente siete in modalità presentazione, quindi disabilitate lo screensaver. Ok, non andrà mai in screensaver il desktop. Conclusioni, video velocissimo questa settimana. E anche perché la distribuzione non ha grandi punti positivi se non quello di essere basata su Ubuntu 18.04 e di essere disponibile anche per il mondo 32 bit, però secondo me ci sono distribuzioni decisamente migliori. È una distribuzione che senza infamia, senza lode, ha questo desktop particolare con Moksha derivato da Enlightenment 17, con questi effetti di luce, questi tab, vedete, tic, se premo tab va in errore o comunque mi dà un alert. Adesso vediamo se poi l'avete sentito durante l'audio della registrazione. Non c'è molto da dire.
sul mio portatile gira discretamente. Il mio bellissimo HP Nexen 6110 vecchissimo. Cos'altro dire? Vi dico la mia? Bah, forse c'è di meglio. Valutate voi se questa mini guida, mini recensione di questa distribuzione di Body Linux vi è piaciuta o meno, se avete provato Body Linux, avete scoperto cose in più rispetto a quello che ho visto io. Io non ne sono assolutamente entusiasmato. Non sono stato entusiasmato da questa distribuzione, non mi sento di consigliarlo in modo particolare, se non per, non lo so, vi piace Lightman 17? Beh, allora avete sicuramente la personalizzazione già fatta, già pronta, e non dovete fare nulla di più, va bene? Ci vediamo nel prossimo video, se c'è qualcosa da aggiungere i commenti sono qui sotto, altrimenti buon proseguimento, ciao a tutti, ciao ciao ciao!